piacere. Dopo due settimane di scontri, di piazza e di proteste, i turisti continuano ad abbandonare il paese. Molte agenzie di viaggio hanno bloccato le prenotazioni. L'industria turistica, la più fiorente del paese, oltre 14 milioni di visitatori in questo momento, è letteralmente in ginocchio. Ne parliamo subito con il nostro Massimo Tagariello. Buonasera Massimo. Buonasera Iole. Sì, il turismo è una delle principali fonti di introito per l'Egitto. Si stima che entro il 2020 assorbirà circa il 25% di tutti i flussi turistici verso il Nord Africa e il Medio Oriente. Dunque è una crisi che ovviamente ha le sue ripercussioni anche economiche e di riflesso anche per i nostri tour operator, le agenzie di viaggio italiane. L'Egitto continua a essere una delle mete preferite a medio raggio per il turista italiano. A questo proposito, Iole, abbiamo in collegamento telefonico Roberto Corbella, che è il presidente dell'Associazione dei Tour Operator Italiani, che fa capo a Confindustria. Dottor Corbella, buonasera, benvenuto a Report. Buonasera a voi. Allora, ci aggiorni, secondo le vostre stime, qual è lo stato dell'arte? Quanti sono ancora i turisti che sono in Egitto? Voi avete sconsigliato da domenica, avete anzi interrotto tutti i flussi verso l'Egitto. Qual è allora la situazione? Tutti i nostri associati hanno interrotto ogni viaggio verso l'Egitto a partire da domenica, seguendo le indicazioni dell'unità di crisi della Farnesina. Sono stati rimpatriati in questi giorni i passeggeri che ancora erano nella zona del Cairo, anche grazie all'aiuto dei voli organizzati dalla Farnesina nella giornata di ieri e nella giornata dell'altro ieri. E ci sono ancora qualche migliaio di italiani, circa 3.000, nelle località del Mar Rosso, nelle località balneari, dove per fortuna fino a questo momento abbiamo riscontrato tranquillità e quindi le vacanze sono proseguite normalmente. Mi riferisco soprattutto a Sharm e a Marsalam, che sono le due località principali. Questo fine settimana terminerà la vacanza per la maggior parte di queste persone e quindi ora stiamo vedendo di nuovo con la Farnesina come gestire anche il rientro di questi italiani, perché la situazione, l'evoluzione delle ultime ore purtroppo non è assolutamente incoraggiante. Avevamo sperato che la situazione trovasse una conclusione pacifica anche in tempi ragionevolmente brevi e quindi che potesse riprendere questo flusso. Queste ultime notizie non ci confortano e quindi dovremo assolutamente valutare questa ipotesi. Ci aiuti, dottor Corbella, anche a inquadrare l'entità, l'ammontare del giro d'affari del turismo italiano in Egitto? Di quanti milioni eventualmente si parlerebbe in termini di ripercussioni economiche? Allora, l'Egitto è praticamente una delle primissime destinazioni per il turismo italiano. Mandiamo oltre 1 milione di italiani l'anno in Egitto, di cui quasi 800.000 sulle località del Mar Rosso. È una destinazione molto importante perché è a noi vicina geograficamente, perché è fruibile per 12 mesi l'anno, perché ha un rapporto qualità-prezzo assolutamente vincente, perché ha dei siti archeologici unici al mondo, quindi un insieme di fattori che rendono l'Egitto un prodotto altamente vincente, altamente competitivo. Tradotto in termini economici, penso possiamo parlare di 1 miliardo di euro l'anno di giro d'affari per questa destinazione, che ovviamente in questo momento si è arrestato, ogni settimana si perde fatturato. È chiaro, non siamo in questo momento nelle settimane più alte dell'anno, però possiamo stimare facilmente in qualche milione di euro la perdita per ogni settimana di assenza. Va detto in aggiunta che ogni qualvolta scattano questi fenomeni di sconsiglio, noi siamo costretti ad operare i voli vuoti verso la destinazione per riportare indietro i nostri connazionali e questo grava pesantemente sulle casse dei tour operator, perché abbiamo mezzo volo vuoto ad andare giù e poi avremo mezzo volo vuoto quando riprenderà la programmazione, perché non ci sarà più nessuno da riportare indietro. Quindi penso che solo questo weekend, abbiamo proprio oggi fatto il punto della situazione, abbiamo stimato un costo di circa 800.000 euro per i voli che dovremo operare su queste destinazioni. Noi la ringraziamo, dottor Corbella, Roberto Corbella, presidente dell'Associazione Tour Operator Italiani. Grazie per il suo contributo e il suo intervento. Grazie a voi, buona serata. E dunque, Iole, quindi ripercussioni soprattutto per il settore turistico. Le altre italiane presenti nell'area egiziana ovviamente hanno sentito il contraccolpo in borsa dell'acuirsi delle tensioni
al Cairo e non solo, in particolare Italcementi, anche se appunto le perdite l'effetto sono sorpresa, state... diciamo l'effetto esatto. Shock immediato, quello più emotivo se vogliamo, si è in parte affievolito, come dicevano i nostri operatori di studio, qui in studio si sta un po' affievolendo, il mercato inizia a digerire quanto sta accadendo in Egitto. Grazie esatto. Al nostro Massimo Tagariello allora. A voi.